ho dedicato tutta la mia vita, tutta la mia esistenza. Ed ecco il maestro Tovaianico che è già partito. 1.542.703 sì. canti popolari delle regioni più disparate, più remote del mondo. E anche e più delle... disperate, se vogliamo. E soprattutto perché proprio sono disperati, sono poveretti, questi non hanno niente. Di chi ci parla oggi? Di chi? Ma e di chi ci canta i canti oggi? Io ho una miriade di sì, no, lo ma sappiamo. Oggi potrei parlare degli uomini talpa. Gli uomini talpa? Sì, della Malgaccia Superiore. Malgaccia Superiore? Sì, sì, è una tribù. È una regione dove? Tra l'America del Sud e l'America Centrale. Malgaccia. La Malgaccia. Mai sentito, è una regione sperduta, no? Sì, sperduta, impervia, dove non Montagne. È mai andato nessuno. E lei ci è arrivato, pensi? Ci Incordate. Sono arrivato perché... riuscì in una vecchia mappa che sembrava fosse andata perduta. Piccola grande la mappa, sì, piccola. No, piccolissima, riuscì a individuare questa regione e dove appunto c'erano questi uomini talpa, la Malgaccia. Che significa uomini talpa, maestro? Cioè uomini talpa perché vivono sempre sottoterra. Sottoterra. Ah. Perché loro sono sempre combattuti da un altro popolo più feroce di loro. Porca ragazzi. I quali ogni volta che questi poveretti tentano di mettere la testa fuori dai loro buchi, li, con grandi mazze li randellano fino a spappolargli quindi loro sono uomini cervella. Quindi loro sono uomini talpa, loro malgrado. Loro malgrado. Non vorrebbero essere uomini talpa. No, e allora c'è il canto di ribellione, da canto parte facinoroso, canto... doloroso praticamente, ma sono qualche volta sono riusciti a mettere la testa fuori, a vedere com'è il mondo, diciamo. Ma non si è verificato un caso unico, ma era il capo di questa tribù, sì. Ma il suo corpo è stato ridotto come una pizza, fu ridotto come una pizza dalle perché grandi sono randellate. Sono sempre pronti fuori questa tribù, nemica sempre pronta. Sì, hanno costruito le loro capanne intorno alla tribù degli uomini talpa. Quindi sono dei pallidi, lei è... Beh, non sono hanno... Pallidi. Sono certamente, bianchi. Sono pallidi, non vedono il sole mai. No, le raggi infrarossi. Sono bianchissimi, più bianchi di noi. Sono, certo. Vengono anche chiamati i pallidoni. Sì. I pallidoni... appunto per questa loro impossibilità di stare al sole. senta maestro Tovaiani, che allora ci vuol far cantare questo, come si chiama, canto randellato, come si chiama? Canto randellato. Il canto randellato, cioè dopo che hanno preso le randellate, sì, dopo che hanno tentato di uscire e hanno avuto le randellate dalla tribù avversaria, loro cantano presso a poco così, no maestro? Bellissimo, direi bellissimo proprio, non sappiamo. Cioè, questo cantano dopo, dopo che sono hanno stati... ancora la forza di cantare. Sì, e io sono riuscito ad avvicinare questi uomini talpa attraverso dei cunicoli segreti sotterranei ad arrivare sino a loro. E infatti, e come mai è riuscito ad arrivare là? Tramite Perché ho dedicato tutta la mia esistenza alla ricerca di questi canti e poi portare un messaggio di pace, di amore. E un mio assistente curioso di vedere come agivano questi randellatori mise fuori la testa e ebbe la testa spappolata da una randellata. Mamma mia, maestro, dove assistente? Ma quanti assistenti ha avuto lei? Ma ne ho avuti tanti, ma sono periti tutti quanti. Accidente, solo lei queste sopravvissuto. O randellate, o lance, o frecce, fuochi, sono stati cotti. Uno è stato cotto in un pentolone. Tremendo. Maestro, ce lo racconto un'altra volta. Sì, grazie per aver messaggio, è stato molto bello. Un messaggio di pace, di amore. Grazie.